Salve a tutti amanti di anime e manga e bentornati sul canale. La stesura iniziale del testo di questo video risale all'ormai lontano e privo di pandemie mondiali 2018, anno in cui trovai lavoro, cosa che come spesso accade ti dà la possibilità di comprarti quello che ti pare ma ti impedisce di avere del tempo per godertelo. E quindi, come potete immaginare, non ho più avuto tempo e sinceramente nemmeno voglia di mettermi a lavorare anche in quelle poche ore di libertà che avevo. Ma ora ci voglio riprovare. E quindi eccoci qui, 2 anni dopo, a parlare di questa serie andata in onda durante la stagione invernale 2017-2018. Non si tratta però di una recensione. Come sicuramente alcuni di voi sapranno, Marhen Madhen è stato interrotto al 10° episodio a causa di gravissimi problemi di produzione a cui è andato incontro lo studio d'animazione. Successivamente, nell'aprile 2019, sono usciti i 2 episodi conclusivi, più di un anno dopo. Ma di preciso, cosa è successo? Grazie a Sakuga Blog abbiamo la possibilità di leggere la testimonianza di uno dei membri dello staff di produzione. Marhen Madhen è una light novel ideata da Tomohiro Natsu, illustrata da Kantoku e scritta da un autore non ben definito facente parte della Storyworks, la casa editrice fondata dallo stesso Tomohiro Natsu. Da essa è stato tratto il tristemente famoso anime prodotto dallo studio Hoods Entertainment, che doveva originariamente essere composto da 12 episodi, ma che si è fermato all'episodio 10, per poi terminare più di un anno dopo, come avevo già anticipato. Per quelli di voi che non sanno di cosa sto parlando, ecco un breve riassunto di quanto accaduto. Dopo i primi episodi ci siamo un po' tutti accorti che la qualità di disegni e animazioni della serie stava calando. La opening stessa era formata da spezzoni dei primi 2 episodi, in stile Mediaset anni 90. Era chiaro come lo studio di animazione fosse tremendamente in ritardo con i lavori. Nell'episodio 3 finalmente arriva la vera opening, ma la qualità delle animazioni rimane bassa. Dopo l'episodio 8 la programmazione viene messa in pausa. 2 settimane dopo, il 22 marzo 2018, esce l'episodio 9, che è un totale disastro. Spulciando tra i titoli di coda dello stesso, è venuto fuori che ad occuparsi dell'intero episodio sono stati 5 studi che solitamente si occupano della sola intercalazione. Che cos'è l'intercalazione? Le animazioni sono fatte da centinaia di disegni, uno dopo l'altro. I key animator disegnano i disegni principali del movimento, detti keyframe, mentre altri animatori, generalmente principianti, si occupano di disegnare i frame che stanno nel mezzo per rendere più fluida l'animazione. Ecco perché quando si mette in pausa un anime a volte si notano disegni mezzi storti. Quelli sono gli intercalari, anche detti in between. Segue l'episodio 10, anch'esso disastroso, e successivamente arriva l'annuncio dell'interruzione della messa in onda. Da quel momento in poi non si è più saputo nulla fino al 24 aprile 2018, giorno in cui è stato annunciato che la messa in onda dei 2 episodi conclusivi della serie sarebbe arrivato a maggio, cosa poi rimandata fino all'aprile del 2019. Per quanto riguarda la versione Blu-ray, si è dovuto attendere fino a giugno 2019 per il primo volume. Grazie all'articolo di Kevin di Sakuga Blog, che ha parlato con uno dei membri dello staff di produzione, abbiamo un'idea di cos'è accaduto all'interno dello studio d'animazione. Potete trovare l'articolo nella descrizione di questo video. Marhen Madhen è una di quelle serie che nascono con l'intento di pubblicizzare l'opera originale. È prassi per questo tipo di serie avere un comparto tecnico abbastanza anonimo e un budget limitato. Spesso queste serie si tengono su un livello qualitativo accettabile solo grazie alla bravura di alcuni singoli animatori. In questo caso però le risorse dedicate alla serie erano troppo limitate e il comitato di produzione era disorganizzato fin dal principio. L'intenzione di produrre la novel nacque nel 2014, quando viene chiesto a Kantoku di illustrare la storia, ideata da Tomohiro Natsu. Il progetto venne però interrotto nel 2016, quando Natsu morì di tumore al fegato. Nel 2017 il progetto ripartì, con l'inizio della pubblicazione delle light novel basate sulla bozza di Natsu con l'assistenza della Storyworks, la casa editrice fondata sempre dallo stesso Natsu. Seguì poi l'annuncio della serie animata, anch'essa basata sull'idea originale di Natsu, tanto da farlo comparire nei crediti finali per i primi 6 episodi. Il tutto voleva essere un tributo all'ideatore della serie. Sin dai primi episodi, però, i fan vennero a conoscenza dei problemi di produzione, grazie alle lamentele degli addetti ai lavori sui social network, molto più numerose rispetto a quanto normalmente accade. È risaputo infatti che gli animatori non se la passano mai bene, spesso lavorano troppo e sottopagati. Qui però, oltre alle condizioni di lavoro, c'è gente che si lamenta di falsità scritte nei titoli di coda degli episodi. Kevin ha intervistato una persona facente parte dello staff di produzione, che ovviamente ha preferito rimanere anonima.
Questa persona ha raccontato che all'inizio dei lavori quattro persone hanno abbandonato la produzione, tra cui il set day manager e alcuni membri del comitato di produzione originale. Che cos'è il set day manager? Può essere una o più persone che si occupano di supervisionare e gestire il lavoro di quei designer che si occupano di soggetti secondari come mostri, oggetti o personaggi secondari. L'episodio 6 è passato per tre assistenti alla produzione prima di essere pubblicato e tutti e tre non avevano alcuna esperienza in questo ruolo. Secondo la fonte anonima, la colpa è da imputare a Masaru Nagai, CEO dello studio, produttore delle animazioni e membro del comitato di pianificazione della serie, ma più in generale alla Hoods Entertainment, lo studio d'animazione. A quanto pare è difficile discutere con Nagai, perché è una persona che tende ad arrabbiarsi e a urlare contro gli altri durante le riunioni. Per citare testualmente le parole della fonte, non dico che Nagai sia il solo da biasimare, il problema principale è la Hoods Entertainment. Nell'autunno del 2017 temevamo già che la messa in onda fosse in pericolo, quindi Kitamura, assistente alla produzione, propose di fare outsourcing, ovvero di subappaltare alcune parti di lavoro ad altri studi. Ma la proposta fu respinta dal CEO, ovvero Nagai, per motivi economici. Il CEO la approvò poi a gennaio, ma ormai era troppo tardi, nessuno studio era disposto ad accettare una proposta di subappalto con tempi così stretti. Anche così il CEO decise di inviare gli episodi ancora incompleti per la messa in onda, ma dal lato distribuzione arrivò l'ordine di posporre l'uscita di 2 settimane. Sempre citando le parole della fonte anonima. Con gli episodi 6 e 7 il peso che gravava su Shigeru Ueda, il Kantoku, era così gravoso da costringerlo a dare le sue dimissioni dopo l'episodio 8. Cos'è il Kantoku? Il Kantoku è il regista generale della serie, che però non si occupa di dirigere specificamente ogni singolo episodio, compito lasciato ai vari Enshutsu. Oltretutto, poco prima della consegna dell'episodio 8, lo staff perse i contatti con il comitato di produzione, e quindi le 2 settimane di pausa vennero utilizzate principalmente per tentare di capire come gestire il lavoro degli episodi rimanenti. Ecco quindi spiegato il perché la pausa, che serviva per migliorare la qualità delle animazioni, non ha avuto l'effetto desiderato. Le conseguenze di tutti questi problemi si traducono in membri dello staff che hanno messo a rischio la propria salute pur di mantenere a galla lo show. Il racconto della fonte prosegue. Ma i problemi ci furono fin dal primo episodio, quando scoprimo che molte delle key animation affidate a fonti esterne allo studio avevano bisogno di retake completi. Che cos'è un retake? Come dice la parola, significa dover ridisegnare da capo una scena o un cut. La qualità dei disegni dell'episodio 3 era così scarsa che i supervisori dovettero correggere praticamente tutto di quell'episodio. Persino gli storyboard arrivarono in ritardo e dovettero essere ridisegnati da Hisashi Saito, dato che il direttore originale si ammalò. Saito, chiamato come rimpiazzo, era un assistente con nessuna esperienza nell'ambito della direzione di un episodio. Cos'è lo storyboard? È una cosa tipo manga dove sono rudimentalmente disegnate le scene che comporranno l'episodio, più appunti sui dialoghi, movimenti e altre cose. L'episodio 7 finì per essere mandato in onda senza consultare i membri dello studio per i crediti. Gli animatori erano così occupati negli episodi 6 e 8 che nessuno poteva fare da direttore dell'animazione. Era però necessario inserire qualcuno nei crediti dell'episodio. Come risultato, Kiyoshi Tateishi venne creditato come direttore delle animazioni per l'episodio 7, pur avendo corretto soltanto circa 20 cut. Che cos'è un cut? È una piccola porzione di scena che va da un cambio di inquadratura al successivo. Tutto il resto venne sistemato dagli animatori stessi, oppure non venne proprio rivisto. Alla fine il nostro anonimo membro dello staff conclude con questa frase: molti dei problemi potevano essere facilmente risolti con una tempestiva azione da parte del CEO Masaru Nagai. Come sappiamo, successivamente sono usciti i Blu-ray e moltissime scene sono state ridisegnate da zero, questa volta ad un livello di qualità accettabile. Se volete guardare l'anime nella sua forma migliore e completa, lo potete trovare dal Bowling Ball Fansub. Il retake completo di molte scene si traduce sicuramente in una spesa aggiuntiva notevole, che poteva essere evitata se la produzione non avesse causato complicazioni ulteriori ai già normali problemi di schedule ed economici, e soprattutto se ad un certo punto non fosse sparita nel nulla. Chi segue l'animazione con interesse sa che spesso gli studi hanno questo tipo di problemi, ma troppe volte tutto ciò rimane nell'ombra, non detto. Questo per dire cosa? Questo video è stato fatto semplicemente per spargere la voce, per riportare a galla una vicenda dimenticata tra le altre e per dare voce a tutti gli animatori che devono sopportare situazioni insostenibili per portare a termine il lavoro e riuscire a mandare in onda gli episodi. Tutti noi amiamo l'animazione e ci piace guardare molti anime. Personalmente mi farebbe piacere sapere che chi crea le animazioni che tanto mi piace guardare possa essere soddisfatto del proprio lavoro, essere pagato in modo onesto e non dover rischiare di ammalarsi per il troppo lavoro. Per farlo, a
volte è necessario cercare singoli artisti e finanziarli, qualora abbiano un Patreon o simili. Purtroppo si sa che Netflix non è il salvatore dell'animazione, che molti credono che sia. La produzione degli anime per Netflix è assolutamente identica a quelli degli anime per la TV. Anzi, si aggiunge un ulteriore gruppo decisionale, che distanzia ancora di più lo studio che fisicamente produce le animazioni da coloro che commissionano la serie, aumentando i problemi di comunicazione. E i soldi che Netflix investe in anime finiscono tutti in mano a chi prende le decisioni, non agli artisti. Gli studi hanno solo più libertà per quanto riguarda i temi trattati e le censure, che su Netflix, grazie a Dio, non ci sono. In conclusione, posso consigliarvi la visione di Shirobako, un anime molto interessante che ci mostra come vengono prodotti gli anime in modo abbastanza verosimile. E Alessandra vi consiglia con il cuore in mano di guardare Keep Your Hands Off Eizouken. Ve lo sta chiedendo con le lacrime agli occhi. Se lo guardate vi abbraccia uno ad uno, per davvero. Anche se con la mascherina. Bene, direi che per questo video è tutto. Ringrazio Alessandra per il supporto tecnico e morale e ringrazio voi per aver guardato questo strano video atipico lanciato a caso dopo 2 anni di nulla. Spero che sia stato di vostro gradimento e spero di poterci risentire molto presto in un altro video. Se volete aiutarmi a continuare a tenere attivo il canale, ricordatevi di lasciare un mi piace e di condividere il video con i vostri amici se vi è piaciuto o con i vostri nemici se vi è annoiato. Detto questo, vi saluto. Alla prossima!